Marco Colombo, Sesto Calende, è stata scelta dall'Associazione delle Capitali Europee dello Sport come comune per sportivo per l'anno 2019. Come ex sindaco di Sesto Calende, perché la città può corrispondere a questi requisiti? Ma diciamo che Sesto Calende è una città molto interessante, dove si possono fare quasi tutti i tipi di sport. Non abbiamo dei grandissimi impianti sportivi, ma c'è un tantissimo cuore. Quindi siamo stati scelti sia chiaramente per gli impianti, ma anche per il tanto cuore che abbiamo dimostrato nel voler portare questa cittadina di solo 11.000 abitanti ad essere un comune europeo dello sport. Ci abbiamo messo passione e cuore, ma lo mettono tutti i giorni gli atleti e gli allenatori che in tutta Italia e anche all'estero portano a casa dei successi importanti. Abbiamo delle campionesse che hanno partecipato ai campionati olimpici, abbiamo dei campioni italiani, dei campioni europei su tutto il territorio. Quindi è stata premiata, diciamo, questa grande capacità di far squadra e questa grande capacità anche comunque dell'amministrazione di mettere a disposizione soldi, fondi per destinare allo sport. Ecco, ci sono delle strutture quindi attrezzate, adatte? Sì, ci sono molte strutture, come dicevo, a Sesto si può fare qualsiasi sport, sia in strutture, diciamo, costruite dall'amministrazione, sia anche in strutture naturalistiche, tipo, voglio dire, il lago, il fiume Ticino. Abbiamo, voglio dire, degli scenari, degli orizzonti meravigliosi dove si possono appunto fare sport proprio dalla natura, quindi bicicletta, passeggiate, nordic walking. Ci può ricordare magari qualche iniziativa che si è svolta in questi anni importante? Beh, facciamo, diciamo, tutte, qualsiasi tipo di gara stiamo facendo, stiamo portando gare internazionali, quindi diverse. La vela, per esempio, no? Sì, sì. Beh, ecco, abbiamo puntato molto sullo sport per i disabili. Te, che è la nostra testimonial, lei è una testimonial disabile che ha vinto anche lei campionati importante sulla disabilità, abbiamo fatto un bellissimo corso di vela per i ragazzi disabili, quindi stiamo lavorando tantissimo per i disabili perché riteniamo che una città deve essere completamente inclusiva anche per loro e anche lo sport deve essere soprattutto inclusivo per loro.